Il MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, festeggia il 70° anniversario della sua costituzione. Lo sta facendo con una staffetta partita nello scorso mese di aprile che giungerà l'11 maggio a Chieti e il 12 maggio a Teramo. Per queste due date le comunità MASCI abruzzesi hanno messo in programma una serie di iniziative con un filo conduttore: costruire la pace contro tutte le violenze. Il segretario regionale MASCI, Luigi D'Andrea. Il MASCI nazionale compie 100 anni, è nata nel 1954 e festeggiamo, facciamo proprio il nostro compleanno, 70 anni che sono tantissimi. Siccome non si tratta più di scautismo giovanile, 70 anni potrebbero sembrare tanti, ma in realtà sono pochissimi per noi, no? E significa anche che questa associazione, questo movimento continua ad essere pieno di vita e pieno di voglia di giocare. Ci sono tante iniziative. Sì, ci sono delle iniziative che partono in tutte le regioni, vanno in tutte le regioni dell'Italia, e tocca l'Abruzzo adesso e noi festeggiamo questo compleanno con una mostra la mattina dell'11 a Chieti, dove racconteremo che cos'è stato il MASCI, cosa è oggi e quali sono le proiezioni verso il futuro. In più nel pomeriggio ci sarà nella sala consiliare della provincia un piccolo dibattito proprio contro tutte le violenze, ci saranno alcune testimonianze. La sera invece ci sarà uno spettacolo teatrale, tratto da alcuni testi di Serena Dandini che parlano proprio di violenza di genere. E poi il giorno dopo si andrà a Teramo. Sì, il giorno dopo si andrà a Teramo, ci sarà lo stesso tipo di manifestazione. Alla fine un taglio di torta per festeggiare proprio questa cosa gioiosa con anche i ragazzi della GESCI, quindi l'Associazione Giovanile degli Scout, con cui festeggeremo con un taglio della torta.